Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG di TV City. In apertura la cronaca, scambiati forse per ladri uccisi a colpi di pistole, è successo la notte scorsa ad Ercolano, vittime due giovani studenti di Portici. Ancora cronaca con l'operazione della Guardia di Finanza, sequestrati 21.000 litri di gasolio di contrabbando. Torniamo a Torre del Greco, ennesima denuncia dell'Università Verde per il degrado in cui versa l'ex area container di via Circonvallazione. In vista della gara della Turris, della festa di Halloween e del ponte di Ogni Santi, arriva l'appello ai cittadini del sindaco Giovanni Palomba. Restiamo in tema, nuovo dispositivo di viabilità che proroga il divieto di transito per un tratto di viale Europa. In chiusura lo sport con la Turris, derby a Liguria con la Juve Stabia. Questo ed altro, guardiamo i servizi. Tragedia ad Ercolano, dove due giovani studenti incensurati sono stati uccisi la notte scorsa in via Marsiglia. Si tratta di Tullio Pagliaro, 27 anni, e Giuseppe Fusella, 26 anni, entrambi di Portici. Le salme sono state trasportate al Policlinico di Napoli per gli esami medico-legali. Secondo una prima ricostruzione, i due erano in un'autovettura quando sono stati raggiunti da diversi colpi d'arma da fuoco. La zona dove è avvenuto il fatto, intorno all'una, è abbastanza lontana dal centro ed isolata. Sul caso indagano i carabinieri che hanno provveduto ad eseguire i primi rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Non si esclude che i due giovani fossero di ritorno da una partita di calcetto o dall'abitazione di alcuni amici e si sarebbero poi fermati a scambiare due chiacchiere in auto. Gli investigatori escludono l'ipotesi di un agguato di camorra. La pista più accreditata è che i due siano stati scambiati per ladri. A sparare, secondo quanto si è appreso, sarebbe stato il proprietario di un'abitazione alla periferia di Ercolano. L'uomo, pare vittima in passato di furti, ha esploso diversi colpi con una pistola detenuta legalmente. La sua posizione è adesso al vaglio degli inquirenti. La nostra città, sono le parole del sindaco Ciro Buonaiuto, è sconvolta da quanto accaduto la scorsa notte a San Vito, una tragedia che ha colpito profondamente la nostra comunità. Questo è il momento del silenzio. Gli inquirenti stanno accertando l'esatta dinamica dell'accaduto. Il mio pensiero, come sindaco e come padre, è per le famiglie colpite da questa immane tragedia. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sottoposto a sequestro nella periferia nord di Caivano un'area presso la quale sono stati scoperti due mezzi pesanti che trasportavano 21.500 litri di gasolio di contrabbando. In particolare i finanzieri del gruppo di Frattamaggiore, nel corso del costante pattugliamento del territorio, hanno individuato un'autocisterna che, percorrendo una strada sterrata, faceva ingresso in un'area privata. L'anomalia ha indotto le fiamme gialle ad eseguire un controllo, al termine del quale sono stati scoperti due soggetti, entrambi napoletani, mentre travasavano gasolio tra due autobotti, senza essere in possesso di documentazione fiscale di accompagnamento che ne attestasse la provenienza. Le successive analisi eseguite sul prodotto energetico hanno disvelato il mancato rispetto dei parametri chimici tipici del diesel, frutto quindi di una miscelazione non autorizzata, la cui combustione sarebbe stata per di più dannosa sia per la trazione degli autoveicoli che per l'ambiente. Il controllo è stato poi esteso al piazzale di circa 5.000 metri quadri, dove sono stati rinvenuti anche numerosi rottami ferrosi e scarti di lavorazione riconducibili ad un'autofficina in piena attività sconosciuta al fisco. Denunciati quattro responsabili per contrabbando di gasolio e reati ambientali. È indegno per una società civile lo stato in cui versa l'ex area container di via Circonvallazione a Torre del Greco. L'ennesima denuncia arriva in queste ore dall'Università Verde, che da tempo si prodiga e monitora l'area chiedendone una radicale bonifica. Alle spalle del vergognoso cumulo di immondizia c'è un plesso dell'Istituto Comprensivo Sauro Morelli, che si affaccia proprio su quest'area. Tutti i mercoledì e venerdì si svolge un frequentatissimo mercato anche di generi alimentari. Sempre in questa zona quotidianamente vengono parcheggiate decine di auto.
Certamente c'è una parte di abitanti di questa città che non ha il minimo senso del rispetto e dell'igiene, che è responsabile di situazioni come questa, complice anche l'assoluta mancanza di controlli. Tuttavia è compito dell'amministrazione comunale la corretta gestione della raccolta dei rifiuti, insieme ad una radicale ed efficace azione di sensibilizzazione ed educazione ambientale nei confronti della cittadinanza. Da tempo l'Università Verde propone all'amministrazione comunale la trasformazione di quest'area in parco verde pubblico, con un progetto concreto che prevede aree attrezzate, un campetto sportivo, uno spazio salute e un orto sociale. Come sempre, va sottolineato che una parte della soluzione del problema è nelle buone pratiche quotidiane finalizzate alla riduzione a monte dei rifiuti. In vista della gara della Turris in programma sabato pomeriggio, in contemporanea della festa di Halloween che si svolgerà al centro città, senza dimenticare il Ponte di Ogni Santi, arriva dal sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba un appello ai cittadini per capire come meglio muoversi ed usufruire dei parcheggi presenti sul territorio. Ai cittadini di Torre del Greco faccio un appello. Sabato 30 ottobre vi è una partita di cartello Turris Juve Stabia alle ore 17:30. Per i dispositivi di sicurezza che adesso conosciamo già da tempo un po' tutta la città, già 2 ore prima, quindi alle 15:30, verrà chiuso il varco a Piazza della Repubblica, quindi Viale Ungheria, Via Cimaglia, Via Ignazio Sorrentino, Via Matteotti, vengono chiusi al traffico. Sabato è una giornata particolare perché oltre alla partita è il sabato di Halloween e poi c'è la ricorrenza per quanto riguarda i defunti. Allora io faccio un piccolo appello ai cittadini. Il centro storico è aperto, le strade sono aperte, tranne la traversa di via Vittorio Veneto dove c'è una manifestazione. Allora, per i cittadini di via Enrico De Nicola, via Montedoro, via Scappi, possono tranquillamente arrivare al centro con la strada della Bradella, via Cavallo, e sulla circonvallazione c'è a disposizione 2 parcheggi. Il parcheggio del ex container prima della Nazaro Sauro e poi il parcheggio della Santissima Annunziata. Posate tranquillamente la macchina lì. Lo stesso appello io lo faccio per chi proviene dalla nazionale, quindi litorale nazionale, non proseguite per via Purgatorio. Se dovete andare al centro, posate la macchina al parcheggio di circonvallazione ex containers e la Santissima Annunziata. Stesso appello lo faccio per via Calastro, Corso Garibaldi, via Fontana, via Monsignor Felice Romano, i 2 lotti di Oneraiola, via Cesare Battisti, Corso Vittorio Emanuele. Avete a disposizione il parcheggio dei Mulini Marzoli già dalle ore 17, il parcheggio delle Ferrovie dello Stato. C'è l'ascensore a disposizione, l'orario dell'ascensore è dalle ore 17 alle 20. Per quanto riguarda i defunti, il cimitero è aperto sabato, domenica, lunedì e martedì dalle 7 alle 17, quindi anche domenica e martedì è orario continuo, quindi possiamo andare tranquillamente al cimitero. Sabato chi va al cimitero deve sapere, se abita nella zona limitrofa al campo sportivo, le problematiche per poi ritornare. Allora, con un po' di organizzazione possiamo evitare di rimanere bloccati nelle nostre autovetture, perché c'è un movimento di tifosi e questo ci fa tanto piacere. Quelli di Castellammare non possono venire, ma c'è una ottima organizzazione da parte delle autorità per controllare uscita dell'autostrada, i vari punti della circonvesuviana. Allora io dico, è una giornata particolare, ma è un momento anche calcistico particolare. Io do un forza Turris, un forza Corallini e serenità e tranquillità a tutti noi senza stress.
spiegato il divieto di transito veicolare Viale Europa a Torre del Greco. È di queste ore l'ordinanza a firma del dirigente Salvatore Visone, che proroga ulteriormente la chiusura al transito veicolare di un tratto della strada, prevista dalla precedente ordinanza fino al 31 ottobre, al fine di consentire i lavori finalizzati al collettamento dei reflui di depurazione di Foce Sarno. Il nuovo dispositivo proroga il divieto di transito veicolare, eccetto mezzi autorizzati, dal 1 novembre al 14 dicembre, per il tratto che va da via Gurgo fino alla cabina elettrica ubicata di fronte al Civico 32. Il provvedimento nasce a seguito del nuovo cronoprogramma dei lavori, trasmesso dalla società incaricata dell'esecuzione degli interventi e concordato con i responsabili dell'ufficio tecnico comunale nella riunione dello scorso 21 ottobre, dal quale si evince la necessità di estendere l'area di cantiere fino a via Gurgo. È tempo di derby per la Turris, che domani alle 17.30 ospiterà allo Stadio Liguori la Juve Stabia del neotecnico Sottil. I corallini sono reduci da due sconfitte consecutive che hanno leggermente minato alcune certezze di Mister Caneo dopo un inizio di stagione forse anche al di sopra delle aspettative. La Turris potrà contare ancora sull'apporto del pubblico, che nelle ultime settimane è già corso numeroso a sostenere la squadra, a parte i gruppi organizzati che sembrano voler ancora prolungare la loro assenza sulle tribune dello stadio. Non ci saranno invece tifosi stabiesi. L'osservatorio sulle manifestazioni sportive ha infatti vietato la vendita dei biglietti per la partita nella città di Castellammare di Stabia per la nota rivalità tra le due tifoserie, e quindi non ci sarà seguito di sostenitori per la squadra gialloblu. Per quanto riguarda il campo, non ci sarà Franco tra i padroni di casa, già assente ad Andria, e con ogni probabilità nemmeno Ghislandi, uscito malconcio dalla partita contro i pugliesi. Arbitro dell'incontro sarà il signor Panettella della sezione di Bari, assistenti Ravera di Lodi, la signora Martinelli di Seregno, quarto uomo Cherchi di Carbonia. E questa era l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete inviare un'email all'indirizzo redazione@tvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto. Buon fine settimana. L'informazione del TG di TV City vi dà appuntamento a lunedì.